signore. Non ho mai visto una cosa del genere. Questa poi. Ma non è possibile. È incredibile. Ma che succede? Niente pane prima della fine della messa. Scusi, ma dov'è tutta la gente del paese? A messa! Tutti! Tutti fortunati! E allora perché lei non ci va? Questa mattina la guardia ha tirato a sorte. E sono stata sorteggiata io per badare all'allarme dei pompieri. E pensare che erano 8 giorni che avevo prenotato la mia sedia in chiesa. L'ho rivenduta per 100 franchi. Ferma, 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 dove va? Ma allora non sa leggere, no? Completo, la prossima messa alle 11, forza, in fila come tutti gli altri, in fila, in fila! Va bene, d'accordo, va bene, in fila, va bene! Ma che diavolo, va bene, ho capito, va bene, ho capito! Accidenti, oh! Ah, che fila, tutte le domeniche così. Che cos'è lì dentro? 5.000 ostie per il nostro curato Daniele. 5.000 ostie, dammele, ci penso io. Alla prossima volta e tante grazie. Fermo, fermo, fermo. Dove va? Servizio a domicilio, devo consegnare 5.000 ostie. Oh, presto, presto, faccia presto. Salire sull'arca. Io continuo ad imitarli e voi dovete continuare a indovinare. Ed ecco un... Un pesce! E un altro! Un leone! Un altro! La mosca. Bene, bene, bene. Ed ora vi ricordo che il sacramento della comunione è obbligatorio per tutti e che a causa dell'aumento della benzina la signorina Berta ha messo le ostie a 20 franchi. Allora cominciamo a prepararci per ricevere la particola. Oh, oh, un
una splendida anatra all'arancia. Grazie, figlia mia. Grazie a lei, monsignore. Grazie, figlio mio, per il rapporto che mi hai fatto sullo strano comportamento di questo curato Daniel che fa ridere i suoi parrocchiani. Imita gli animali dell'arca di Noè, fa il pesce così. Beh, mi auguro che sia più buffo di lei. Senza dubbio, sì. Ah, questo curato Daniel ha un dono piuttosto insolito. Eh sì, monsignore. Buffo, molto buffo. Io ho detto che è buffo. Allora ho detto io che è buffo. Oh, lei ha detto che è buffo. È proprio buffo. Beh, allora, questo curato buffo, ci potrebbe servire. Bisogna sfruttare il dono dell'umorismo che ha ricevuto dal cielo. Gli affiderò una missione particolare. Oh. Quella famosa operazione delicata del campo per le vacanze voodoo. Oh no, sì, no, sì, no. Là dove lei ha fallito pietosamente, truffa. Fallito pietosamente. È stato terribile, è stato terribile. Questo problema del voodoo, bisogna che veda questo curato Daniel immediatamente. Presto, presto, la mia macchina. Sì. Ed il mio abito alla cerimonia. Sì. Facciamo presto. L'anatra, monsignore. L'anatra? Più tardi. Il voodoo, innanzitutto. Gesù mio, sono molto contento. Gli animali dell'arca sono tanto piaciuti. L'incasso è stato fantastico. Amen. Ah, signorina Bird, lei è riuscita a rifare la veste del bambino Gesù, grazie. E anche a lei, Georgette, sempre altruista, eh? E lei, Marceline, come vanno le gambe? Vanno molto bene, grazie. Mio piccolo Paul, piano con la vernice, leggero. Ah, mio caro Didier, grazie per la luce. Oh. Mi aspetti qui. Monsignore. Vengo a farle una piccola visita fuori programma. Quale gioia, che onore per la mia chiesa. Oh. E che gran successo, se ne parla dappertutto. Oh, no, un piccolo dono per le imitazioni. È un dono molto vantaggioso. La gente preferisce venire in chiesa piuttosto che stare davanti alla televisione. Ed hanno ben ragione. Ah, che chiesa deliziosa, profumata e impeccabile. Ah, olio di gomito. E lei paga tutta questa gente? Oh no, lavorano gratis. Bene, come riesce a convincerli? Ho un sistema. Me lo spieghi allora. Sono tutto orecchi. Ecco, vede, io dico per esempio, solo le donne fedeli possono avere il diritto di pulire per terra. Faccio pubblicità dal pulpito e poi dico che le luci della chiesa le ha messe il signor Terrier, l'elettricista della Grand Place. Oh. Dico anche che la veste del bambino Gesù è stata cucita a mano dalla signorina Bird dello Chic de Paris. Oh, lei è veramente un demonio. Oh, monsignor. No, 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 è soltanto un modo di dire. Oh. Senta, c'è una missione che vorrei affidarle. Oh, una missione? Sì. Vorrei incaricarla di riportare sulla via della Santa Messa, cosa in cui lei eccelle, un gregge di pecorelle smarrite. Si tratta di un campo di nudisti in un club, in riva al mare, in pieno sole. Un posto molto accogliente e familiare. Tu, Alma, tornatene laggiù! E tu pure, vattene a casa! Niente televisore! E niente politica! E niente religione! E tutto, tutto è come si deve. E sono sicuro che lei si troverà molto bene. Allora accetterebbe di fare un tentativo di messa in quel club? Con gioia, oh, con gioia, monsignore. Grazie, ne ero sicuro. Allora le darò il denaro per 15 giorni e prenoterò direttamente a nome del signor Daniel. Conta di tenere la tonaca? Io sono per la tonaca e... terrò la tonaca fino alla fine. Se non ne resterà che una, quella sarà la mia. Bene, bene, perfetto, perfetto. Dunque io conto sulla sua diplomazia, la sua fortuna e il suo buon umore. Arrivederci e che Gesù l'accompagni.
Monsignore, grazie per la sua visita, ma Gesù avrebbe potuto affidarmi questa missione parlandomene direttamente come faceva con Don Camillo. Perché doveva disturbare lei? I tempi sono cambiati. Gesù non sa più con chi parlare. Oh, è un peccato. Quel dialogo celeste era molto piacevole. Creava l'atmosfera. Atmosfera. Atmosfera. Forse che io non so creare l'atmosfera. Ah, Gesù, bambino, sono contento. Se riuscirà a dire messa in quel covo di miscredenti, andrò a evangelizzare gli irochesi, monsignore. Accetto la scommessa. Bambino Gesù, tu che sai tutto, dimmi qual è la particolarità di questo club. Oh, signorina Bert, la veste del bambino Gesù è caduta. Beh, bisognerà sistemarla. Ladro di galline. Oh, per un'oca. Un'oca, un'oca. Anche per un'oca c'è la legge. E la legge è legge. Ah, guardi. Dove è finita la mia sottana? Ne sai niente tu? Si prende quel che si trova. Non posso mica viaggiare in mutande. Vieni, ti battezzo Georgette. In alto le mani, ladro d'oche. Oh, c'è un errore. Hanno rubato la mia sottana. È meglio che niente. Forza, vieni, Georgette. Vieni sull'arca. Mia povera Georgette. Niente più sottana. La, 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 la. E le vie del Signore sono infinite. Chiami, bebè mio? Daniel. Io mi chiamo Sisi, la regina del rock. Vedessi che spettacolo. Sono la più punk e la più sexy. Faccio scoppiare i palladium e poi esco dal tetto. Tieni, questo è per te. Oh, grazie. E anche questo è per te. Viene dritta da Hong Kong. Oh, grazie tanto. Che cosa fai tu nella vita? Sono un ecclesiastico. Ah, sì, e io sono la presidente della Croce Rossa. E io sono vergine. Ah, andiamo, smettetela, smettetela. E dove vai così conciato? Beh, vado al club Vodor. Oh, sì, vediamo anche noi. E no? Noi verremo con te, certo. Ehi, ma che cosa fai? Oh. Scendete, signorine, vi prego di scendere, scendete. Guardate dove siamo andati a finire. Diavolaccio, che fritata. Aiuto, oddio, voglio scendere. Aiutami. Accidenti. Sta buona, Georgette. Oh, che caldo. Hai sete, Georgette?
Tieni, aspetta. Così va meglio, eh? Tabacco di Hong Kong. Fa venire un po' di tosse, ma non mi dispiace per niente. Un po' di pazienza, Georgette, e saremo in porto. È tutta una curva questa strada, non ti sembra? Clairvaux-d'Or, 111 chilometri. Ma non siamo ancora arrivati. Sei gendarmi. È ben custodito. Un altro matto. Non rovina certo l'assortimento. Che club di svitati. Siamo arrivati, Georgette. E che bel paesaggio. Georgette, siamo arrivati. Tutto tranquillo. Si ricomincia. Andiamo. Io ripulirò il paesaggio, gente. Se prendo quel disgraziato lo faccio a polpette. Non te la prendere, papà. Sta tranquilla, Georgette, la caccia è chiusa. Antoine, pezzo di stronzo, sei ancora tu? Sì, sono ancora io, esibizionisti! Fatti vedere, cavernicolo, che non sei altro. Papà. No, ti prego, Jeannette, non mi rompere le scatole. Papà, no. Lascia in pace i naturisti. Loro pagano regolarmente l'affitto del terreno. Prenditi dai piedi, va a mungere le capre. Mi hai affittato il terreno per 10 anni e io ci resto, padrone merdoso. Locatario senza onore. Se sei un uomo, lascia stare il fucile. E tu vieni fuori se osi mettere lo slip. L'hai voluta tu, venditore di cocomeri. Ha detto cocomeri? Ha detto cocomeri? Papà! Ha detto cocomeri? Allora? 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 Papà! Allora? Ah, t'ho detto di lasciarmi in pace, va bene? Allora? Ah, sì, sono stufo, devi fare finita! Sì, sono stufo anch'io! E così non si va avanti! È quello che dico io! Ah, sono stufo, sono hai capito? Sono stufo di vedere di tutto! Ti ho sparato, perché ha sparato? Scusate! Ah, io ti strozzo, hai capito? Fermo, non puoi strozzare! No, ti strozzo, devi stare! Fermi! 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 Nurse! Va a fare i piaceri alla gente. Sì, ma se ne va da ora, dentro. Ti ho detto, non mi spinga, non spinga, non mi spinga. Dentro. Su, è ora di farla finita. Poi lui che mi provoca. Torni a casa. Vada via, ha rovinato la dignità di questo posto. Ma guarda un po' dove sono capitato. Lei viene al club, signore? Sì, signorina. Ho perso i miei bagagli. No? E quest'occa che ci fa? Beh, è la mia compagna di viaggio. Io l'ho chiamata Georgette. Ma gli animali non possono entrare al club. Oh, allora come posso fare? Potrei pensarci io, Georgette. Oh, grazie. Buona fortuna, Georgette. Signorina... Venga, l'accompagno. È la mia ricevuta. Ah, sì, molto bene. Ma oggi il mare è stupendo, lei è fortunato. Io sono sempre fortunato. Papà, il signore è un nuovo arrivato. Ah, bravo, che simpatico. Benvenuto al club. Grazie. Chiamami Leon. Qui tutti quanti mi danno del tuo, eh? Qual è il tuo nome? Daniel. Salve, Daniel. Riempi la tua scheda. Banana? Che cosa c'è, padrone? Cocktail torpigli per il nuovo arrivato. D'accordo. Mia figlia Jeannette ti accompagnerà al tuo bungalow.
Ti voglio ricordare che qui non c'è telefono, non c'è televisione, non si fa politica né religione. E uno, e due, e tre. È uno studente di chimica che pensa alla cucina. Banana, per favore, un po' di silenzio, eh? Tieni. Oh, grazie. Qui dentro cosa c'è? Pepe di cayenne, pomar e cantaride. Oh. Su, vada a abbronzarti, cocco mio. Jeanette, prendi una coperta supplementare per il nostro amico Daniel. Qui le notti sono caldissime, ma i risvegli sono gelati. Leo, se le raccontassi quello che mi è successo da quando... No, non mi raccontare niente. I tuoi guai sono finiti. Sei arrivato in cielo. Ah. Su, va, simpaticone, va. E a presto, eh. Ci vediamo, arrivederci. Ma che bel tempo. Oh, come picchia il sole. Ah, prendi questo, cocco mio, ti proteggerà. Ah, attenzione che ci sono dei gradini. Uno, due e tre. Allora, vogliamo tirarlo su? Che spettacolo. E anche lei, oh, signore. Oh, Dio mio. Oddio mio! Il mio giubbotto. E i miei blue jeans. Cucù! Oh! Va meglio? Io mi chiamo Sophie. E i miei vestiti? Li hanno portati al guardaroba, qui non ti serviranno. Signorina! Signora! Si vede, no? Porto la fede. La prego, la supplico. Ma raccontami il tuo problema, piccolo mio. Io non voglio. Non sono abituato. Io voglio tornare alla mia parrocchia. Dai miei genitori. Ah, ho capito. È la prima volta che fai il nudista? Sì. Ma bastava dirlo. Bisognava che lo sapessi. Oh, non è il caso che tu te la prenda, scioccherello. Ci penso io a te. Ciao. Gesù, grazie. Arrivederla, signora. Mi hai mandato in un posto non troppo carino. E monsignore che non mi ha detto niente. Comunque io l'accetto la missione, l'accetto, va bene. Ma sarà molto difficile per me. Io non sono che un misero curato di campagna, buono soltanto a divertire quei poveri paesani semplici e ingenui. Oh, mi hai sentito? Gesù, mi hai capito? Oh, sei in ascolto? Gesù, ci sei? Sono qui! Oh, sì, sono qui, perché io so tutto. So tutto, io so chi sei. Sei un neofita del naturismo. Oh, non c'è niente di cui aver vergogna. Abbiamo cominciato tutti così. Ho un regalo per te, ma vale solo un giorno, D'accordo? Tieni. Grazie, è molto gentile, questo mi salva le vergogne. Mi chiamo Michette, sono la barista. E tu? Daniel. Ah, come nella canzone di Carnevale. Lei mi sembra molto affettuosa. Ah, sì! La 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 la. Oh, Gesù, grazie per questa roba. Se no, sarei crollato. Ah, bene, adesso che sono presentabile, vado a farmi vedere. Oh, ma sono tutti nudi, tutti nudi. Quanta gente nuda. Non avrei mai creduto che ci fosse tanta gente nuda in un campo di nudisti. Oh, quello che ci vorrebbe adesso è che diventassi cieco. Oh, sono abbandonate. Le adotto io. Ah,
Allora, come ti trovi, eh? Ti trovi bene? Dai, è bellissimo. Ah, beh, sì, insomma. Beh, simpatico, no? Stavo per dirlo. Dai, vieni con me, ti presento gli amici, vedrai. Oh, no, no. Dai, vedrai, vieni con me, sono tutti molto simpatici, dai. No. Vieni, su. Senti che silenzio. Eh? Devo dirti una cosa, cocco mio. A Parigi avevo un garage a Port de Champerry con delle bagnarole d'occasione. Un casino. E una moglie come se non bastasse. La mia testa era diventata come un pallone. Allora un bel giorno mi sono stufato e al diavolo tutto. Il più difficile è stato liberarmi di mia moglie, ma con un colpo di fortuna sono riuscito a rifilarla un sordo. Ed ecco Catherine. Signorina? Christine la dolce. Mi scusi. Raimondi Marsiglia. Scusi. La grande Lulu. Molto. Tarzan, ci fa, sì, per dire. E Genevieve, riserva di caccia. E per finire, Suzanne la bionda. Oh, qua. Leon, ho una lagnanza da farti sul mio vicino di bungalow. Mattina e sera, per un quarto d'ora, lo sento borbottare o cantare delle litanie. Mi dà sui nervi. Parola mia, si direbbe che dica delle preghiere cabalistiche. E quel piccolo imbroglione. Oh, il ragazzaccio, vado subito a dargli una bella lezione. Eh? Niente telefono, niente televisione, niente politica e niente religione. E non si vergogna. Però che tempi. Sembrerebbero ben educati. Gentili. Chissà se stasera potrei rappresentare l'Arca di Noè. Eh? Che cosa ne pensi? Comunque sono dei pacifisti. Eh? Che cosa succede? Ah, guarda, uno scandalo, una cosa terribile. Hanno scoperto un religioso che si è introdotto furtivamente nel villaggio. Gli daremo una bella lezione, vieni con me. Guarda questo derviscio svergognato, vedrai come li sistemiamo noi, i religiosi. Avanti, coraggio! E voilà, rinnegato, scacciato, buttato fuori, gonfiato di botte, ecco la tariffa. Non è mica il primo che scopro e che faccio scappare via di corsa, caro mio. E senza dubbio non sarà l'ultimo. Oh, te lo dico io, gli incollatori di manifesti, i venditori di televisori, io con un pif e poi un puff. Un pif, un puff. Non va troppo bene. Non mi va di essere gettato al di là del muro, picchiato o affogato. Bene, pazienterò fino a stasera e poi stanotte, arrivederci. Oh, buongiorno a te. Ah, che bel sole. Divino, non è vero? Vabbè, tu sei in rodaggio. Sei un timido, li adoro. Mi presento. Sono Gladys del Figaro. Non sono nobile, ma faccio la cover girl. Sono stata sulla prima pagina del Figaro per Natale. Tutti mi chiamano Gladys del Figaro. E tu? Che cosa fai? In che campo lavori? Diamanti, petrolio, coloniali? Excuse me, sir. Are you English? Quiere hablare español? Allora capisci l'italiano? Tashki Ljubljani? Oh! Ah, sei libanese, I love Beirut! E i libanesi sono belli, intelligenti e ricchi, proprio come te. Che Dio ti protegga. E soprattutto ti auguro tutto il successo che meriti nei tuoi affari. Amen. Ah, ma allora parli. Come ti chiami? Daniel. Oh, fantastico Daniel. Ho conosciuto un Daniel. Ah, un Tarzan avventuroso e virile. Non ero io. Vieni, bisogna che ti presenti a tutta la crema del club. Eccolo lì. Alex, il più bel playboy della spiaggia. Danny, il mio amico miliardario libanese. Ci vediamo al bar per lo champagne tra 10 minuti, ciao. Ciao. Ehi, un miliardario libanese. Mica scemo. Oh, eccoti, ti sei deciso a uscire, coniglietto mio. Allora, sei ancora timido, mio piccolo Daniel? Un magnum di champagne tra 10 minuti al bar per l'arrivo del mio amico libanese. Viene a riposarsi dalle preoccupazioni finanziarie. Libanese? Finanziere. Poi dicono che l'abito non fa il monaco. Io quel tipo lì tutto nudo non darei neanche un franco bucato. Che succede? Che cos'ha che non va? Beh, allora? Oh, Oscar!
Edgar, il nostro parrucchiere parigino. Buongiorno, vicina. Vieni a trovarmi nel mio bungalow e ci sarà una sorpresa per te. Ho una cosa molto interessante. Sei un bijou. Champagne tra 10 minuti al bar. Ok, liquido in fretta quel barbagiani che ho sotto il casco. Ti presento un mio caro amico libanese e banchiere. Un banchiere? Io cerco un commendatore, te lo porterò via. Quella non è una cliente, è una ragosta. Ci manca ancora un minuto, cara. Sono deliziosi, non è vero? Direi anche di più, sono simpatici. Trovi sempre la parola giusta, Danny. Ma guarda un po' che cosa vedo. Un debuttante in rodaggio, un novizio, un timido. Presentamelo subito, Gladys, adoro i verginelli. La contessa di... No, oh, beh, insomma. Contessa Olga di Cordova. È pazza per il naturismo fin da quando ero bambina. Sono stata autorizzata da Leon a portare questi veli perché possiedo una pelle talmente dolce e fragile. Il sole mi ucciderebbe. Vuoi toccare, mia bella? Ci vediamo più tardi al bar per lo champagne, contessa. Ah, ci sarò, ci sarò. Per fortuna non si toglie quei veli, se no la butterei fuori. Qui siamo naturisti, non siamo archeologi. Buonasera a tutti, amici miei, vi saluto. Oh, magnifico. Oh, Oscar. Bello. Oh, maestà. Oh, oh, oh. Delizioso. Ah, la mia pantera bionda. E tu non ti sei mascherato? Da chi? Ma da negro. Lo spirito di Parigi. Oh, Daniele. Oh, scommetto che è andato a nascondersi il timiduccio. Oh, no. A quest'ora si saranno dimenticati di me. Grazie, Gesù. Beh, che cosa ti succede? Sei ammalato? No, no. Bene, fuori allora. Tu sei il re della serata. Grazie, ma per essere... Bisogna che ti vesta, mio piccolo. Ti presto un bellissimo costume da diavolo. No, da diavolo, no. Allora, un costume per ballare il can-can. Ah, sì. A fine mie ho un'idea formidabile. Gli deve calzare come un guanto. No! Forza, no, forza! No! 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 Ragazzi, guardate! Dai, dai! Whisky! Adesso tutti a tavola! Coraggio! Buongiorno, signore. Allora, mia cara Marilyn, non vuoi ancora rivelarci il tuo segreto, eh? Quale segreto? Ma sì, quando ti si chiede la tua identità diventi tutto rosso. Ah, per me, ragazzi miei, è un ispettore delle tasse. Oh. Beh, allora aspettate, aspettate. Per no, me è, per me no. È un vigile. Oh, no. No, è un gangster. Ma no, no, Daniel sarà piuttosto nel genere monastico. Ma... Religioso. Ma no, Maria, scusami, Angelica. Ma per me è un ispettore delle tasse. Adesso smettetela, lasciate che sia. Gladys, 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 Gladys. Vieni, mi farai da partner nel mio numero. Farò uno striptease al contrario. Ecco, tieni, prendi. Thank you.
Avanti. Avanti, saluto, tocca a te. Ascoltate, amici. Ascoltatemi tutti. Dal momento che sono qui fra voi, andrò ad imitare gli animali che sono accolti nella sua arca da Noè. E voi cercherete di indovinarli man mano. Il camaleonte! Noè? Questa sera il bar è gratis! Aspettate, aspettate! Oh, avanti, non te la prendere, non capiscono niente, ma lo rifarai per loro un altro giorno. Di un po', non sarai mica un clown di circo tu, eh? No, no. Guarda, per tirarti su il morale ti concedo tutto quello che vuoi. Mi piacerebbe che per domenica prossima si organizzasse una piccola messa. Oh? Oh, ma tu sei ubriaco, Mary. Sì, Mary. Avanti, vai a dormire, vai. Forse è meglio. Ma vai subito a dormire, meglio. Per me, quello lì sta cercando di vendere i televisori. Oh. Oh. Sì. Marilyn, Marilyn, ne ho abbastanza. In Giovanna al rogo è perlomeno più corretto. Questo è troppo. Il parrucchiere. Oh no, mio caro, sono io e ho capito tutto. Io so chi sei, un uomo che ha paura, una grande paura delle donne. E comunque non esiste un altro che sia più dolce, più schiavo, più amorevole. Senza dubbio. Aspetta, fa vedere la mano. Oh, che linea della vita fantastica. La linea dell'intelligenza. È bellissima. Sì. E la linea del cuore. Ah! Che orrore! Perché? Neanche una donna, neanche una. Perché? Oh, sono timido. Ah, non devi, non devi, non devi. Situazione piccante, ma niente scandali. Sposami, sposami. Siamo talmente simili noi due. Didi sì, didi sì, dimmi di sì. Di... Shh. Situazione piccante, ma niente scandali. Bruto, maiale. Ma non resterai vergine a lungo. Un cocktail? È una vera bomba. Che cosa c'è dentro? Cocaina, mostarda e polvere di fucile. Oh, del latte, latte, latte. Prendi, ecco il tuo latte. Salute. Salute. Fuma a te. Giovanna d'Arco, cos'è che non va? Mi sento male. Ho bevuto un cocktail. Oh, questa notte legionaria esotica. Vieni, piccolo mio, ti apro un bicchiere già.
un bel bicchiere d'acqua. Su, tieni, bevi. Glu, glu, glu. Ma è spaventoso! Che cosa c'è? Chi ti ha pettinato così? La signorina Bertè. Oh, una donna, non mi stupisce affatto. Beh, sorvoliamo, ma dimmi, amico mio, è vero che sei miliardario? Ma no, io sono povero come un curato di campagna. E io che cercavo un commendatore che mi aprisse un salone da parrucchiere a Parigi. Ma è un buon mestiere il parrucchiere, un mestiere onorevole. Sempre delle donnette tra le mani, con i loro capelli rovinati e i loro riccioletti decolorati. Un rimedio, amico mio, un rimedio. Capisco. Ma sai cosa dovremmo fare? Che ne diresti di un bagno? A quest'ora? A mezzanotte. Un bagno di mezzanotte. Un bagno di mezzanotte? Ma non è pericoloso. Perché? Beh, a causa dei colpi di luna. No, oh, no, signor Oscar, mi lasci, signor Oscar! La prego, la mia epidermide è sensibile. No! Vieni qui! Signor Oscar, mi lasci! Daniel, volevamo chiederti di presiedere al concorso. Che concorso? Prima di tutto, tu hai il culto per i segni. Io li adoro! No. Credi che quello della signora potrebbe vincere? Oh! Che villanzone! Oh, Gesù! Giuseppe Maria, sto arrivando in cielo! Oh, mio Dio, sono fra gli angeli! Certamente! Oh, alleluia! Alleluia, volo in paradiso! Aspettami, vengo anch'io! Non è poi tutto da buttar via il Vodoro. Oh, San Marco! Fa sapere a Gesù che sto attraversando dei momenti difficili. Ho promesso a Monsignore di riportare i naturisti sul sentiero della messa, ma non mi ascoltano e mi fa male al cuore con tutto quello che ho bevuto. San Marco, mi ascolti? Oh, siamo stati interrotti, è scoraggiante. Ah, campagna elettorale. Grazie, San Marco. Finalmente due cuori puri. Ne esistono ancora, Gesù? Ma chi è? Sono io, Daniel, il vostro amico. Oh, mi hai messo paura. Figli miei, voi siete giovani e belli. Approfittatene. Hai proprio ragione, ne approfitteremo. Appuntamento alla spiaggia. Dove va? Non bisogna uscire nudi la sera, può far male. Torni indietro, così prenderà freddo. Stavolta si mette male. Preferisco tornare a casa. Cucù, mio bel cactus, mi stai cercando? No! Un cocktail, margherina, lievito di birra e Coca-Cola. No! Daniel, vuoi passare la notte insieme a noi? No! Piccole foto ricordo. Ne vuoi una? No! Oh, Daniel, ci hanno appena raccontato una storiella terribile. È la storia di un tipo che dice a un amico: vieni da me stasera, organizzo un'orgetta. Allora l'amico gli chiede: ma quanti saremo? E il tipo risponde: se porti tua moglie, saremo in tre. Dormire presto, un sonnifero. Oh, del tipo siesta tranquilla, sonno profondo o botta in testa? Una botta in testa tripla. Tripla.
Tieni, bevi. Svelto, corri al tuo bungalow, bello, sennò ti addormenti per strada. Svelto. Oh, non un'altra volta. Oh, l'arca. Avanti, salite sull'arca, animali. I leoni, salite, elefanti. Spingete in là la mucca. Salite, coraggio, leoni. Spingete in là la mucca. Sali, struzzo. Mio caro, mio piccolo. Più in là la mucca. Arriva la tua Olga. Sali, su, anatra. Anatra, su. Su. No, non mi leccare. Metti la mucca. Metti la mucca. Come osi mancare di rispetto a una principessa spagnola, Olga di Cordova? Mascalzone, idiota! Buffone! Daniel, è Gesù che ti sta parlando. Scusami se sono in ritardo. Allora, Daniel, come va la tua missione? Difficile, eh? Oh, non importa, passerò un'altra volta, se avrò tempo. Buonanotte, Daniel. Ecco. Grazie, Trifar. Oh, ma che fa? Piano, piano, dolcemente. Lei lo sa che ho la digestione difficile. Lo sa a chi sto pensando, a Trefar? No, monsignore, a chi? Sto pensando a quel bravo e candido abate Daniel. Ah, ah, non bisogna fare ah, ah. Bisogna pregare, Trefar. Certo, certo, monsignore, certo. Sì. Se Daniel riuscirà, gli darò la medaglia di Santa Clara. La medaglia di Santa Clara? Mio piccolo Trufar, se non metti le cose a posto, quel curatello di campagna ti porterà via la medaglia di Santa Clara. All'attacco. Per piacere, monsignore, potrei avere un giorno di permesso per andare a trovare un cugino malato? Volentieri, prenda pure anche due giorni. Oh. Non vederla per due giorni sarà per me un riposo salutare ed inatteso. Oh, 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 monsignore, lei mi prende in giro. Monsignore, lei è così spiritoso. E se partissi per non tornare più? Trufar, non mi dia false speranze. Due, tre, una, due, tre, una, due. Ma cosa c'è? Ma che cosa succede? Gesù, che cosa c'è? Meglio andare a vedere. Oh, guardate! Guardate! Dalle scritte! La scritta, quella laggiù! Le scritte! Guarda, guarda, che scritte! Ma che cosa succede? Confessa. Cosa? Ma confessa che è vergognoso, che è ignobile. Ma cosa? Il diavolo è entrato nel campo. Oh, il diavolo? Ah, sì, ma tanto io lo so chi ha fatto il colpo. Credi a me, questo non lo porterà certo in paradiso. In paradiso? Ti informo che ci sarà una vendetta terribile e sanguinosa. Ma con chi ce l'ha? Ma con il nostro vicino, Antoine Villard. È lui, quel topo di fogna che è venuto stanotte a imbrattare tutti i muri scrivendo tutte queste porcherie. È falso, non è stato lui. E tu come lo sai? Io non so niente, sono gli errori giudiziari. E allora chi è stato? Non lo so. Leon! Leon! Che cosa c'è? L'abbiamo sistemato. Ne abbiamo cosparso tutte le vacche. Effetto immediato e terrificante. Sono diventate completamente isteriche. E hanno distrutto le stalle. E di loro non resta che un mucchietto di pelle. Perfetto, viva il Vodor! Sta arrivando Bigliar con un trattore. Mobilitazione generale. Soldati, ai vostri posti. C'è la guerra. Alla carica. All'attacco!
superato i limiti, Leon. Vengo a vendicare le mie vacche. Scontro all'ultimo sangue. Hai l'aspetto di una Bertuccia sul tuo carro, Ben-Hur. Lei vuoi da strapazzo. Tieni, da parte di Ben-Hur. Oh, mi hai trafitto le viscere. Leon, non cercare di impressionarmi, Non attacca. Oh, aiutatemi, cado, aiutatemi. Adesso salite voi, su, avanti. Su, sali tu, dai, sali. Oh, Leon, non fare il coglione. Forza, fatti vedere. Che ci spieghiamo amichevolmente. Io non so mentire. Dai, ma solo per fargli paura. Sì, sì, signor Antoine. Leon è ferito. Oh, no. Perde sangue dappertutto. Perde sangue. Su, avanti, avanti. È in ebollizione. No, come una fontana. Come una fontana. Sta per crepare. Vuole un prete. Forza, diglielo. Un prete. Vuole un prete. Un prete? Leon vuole un prete. Sì, ci vuole un prete. Bugiardo. Sporco spretato. Spretato? A chi? A me, in nome di Dio. È più furbo di quel che si creda il venditore di cocomeri. Ora vedrà di che pasta sono fatto. Glielo faccio vedere io. Io sarei lo spretato, Io sarei uno spretato. Vedrai che lo spretato ti sistemerà per le feste. Lo spretato. Ma che cosa stai facendo? Come non lo sai, è una bomba. Sei un 68. No, ma ho fatto il servizio militare negli artificieri come aiutante maggiore. Banzai! Eccolo spretato in arrivo! Manda di culi nudi! Andate a vestirvi! Rovinate il paesaggio! Papà, adesso basta! Boh, tu va a annaffiare i meloni. Venditore di cocomeri, Antoine! Guarda questa! Che cos'è? No! 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 Ma fuma! No! Da parte dello spretato! Oh! Oh, San Cristoforo! La mia macchina! Adesso che sei tutto nudo, puoi farti vedere! Su, fatti vedere! Reverendo! Reverendo! Non t'avvicinare, sporco nudista. Ma io non sono un nudista. Ah, no? E io non sono un curato. Così siamo pari. Ma lei deve fare qualcosa per me. Senta, all'incrocio ci sono due gendarmi. Vada a dire la cosa a loro. No, 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 non è possibile. Non posso mica sputtanarmi davanti a tutto il circondario. Vade retro, satanasso. Retro, retro? Non più retrogrado di te, ranocchio! Tuo padre non è ancora rientrato, sono preoccupata. Cerca di calmarti, mamma. Quel campo di nudisti lo fa impazzire. A un certo punto è partito col suo trattore urlando: o faccio fuori Leon o mi faccio arcivescovo, ma ti rendi conto? Oh, guarda! Tuo padre è rientrato in seminario! Mamma! Mamma! Quante belle ragazze ci sono.
Chissà che fa quello là. Bella giornata, eh? Belle ragazze. Ah, sì. E che bella macchina. La conosco, ce l'ho anch'io. È il mio mestiere. E anche il suo? No, questo è il mio hobby. Vede, le rivedo a casa durante l'inverno. Oh, e potrei farle guadagnare un sacco di soldi con quelle foto. Beh, io sono reporter di un grande giornale svedese e si figuri che qui nel club risiede il fratello del cugino dello zio del re. In incognito. Allora, se si potesse fotografare questo signore con qualche signorina, le farebbe piovere questi in tasca. Ma chi è questo signore? Dov'è? È quello laggiù, guardi. Vi porto le riviste. A grazie. Te e a te. Ehi, ragazzi, venite. Sentite. Che c'è? Lo sapete chi? C'è qui, c'è un parente del re di Svezia. È quello là. Presto. No, pietà. Oh, signore! Presto, su, presto, scatta. Questo è formidabile. Magnifico, mi dia la pellicola. Vado a portarla in macchina e ritorno. Ritorno con una grossissima sorpresa. La sorpresa sarà che non ritorno affatto. Avvicinatevi, amici miei, avvicinatevi. Alle 17 ci sarà il tè dei poveri. I gioielli sono proibiti. Si deposita tutto in cassaforte. Troverete i costumi da poveri al bungalow 12. Ecco, tieni, aiutami. Avanti. Quando penso che Daniele è il cugino del re di Svezia e che noi l'abbiamo preso non in giro... Non è stato carino, non avremmo dovuto. Beh, ripariamo la gaffa con diplomazia. Come ci si rivolge ad un nobile come lui? Si dice Sua Altezza Reale. Oh, sì, Sua Altezza Reale. Ah, Sua Altezza Reale. Sua Altezza Reale, sì. Che giornata radiosa. Cosa stai facendo di bello? Sto facendo un castello di sabbia. Oh, che bel castello. Oh. Sua Altezza Reale. Ha bisogno di niente? Un gelato, un martini? No, sto bene così. Beh, allora presto, Sua Altezza Reale. Buongiorno a lei, Altezza Reale. Questo non è un campo di nudisti, è una clinica per matti. La faccenda diventa pericolosa. Leon! Che ti succede? Dove posso trovare un telefono? Oh, no, qui non si telefona. Qui si è tagliati fuori dal mondo, che è malato, pazzo ed imbecille. Perché? È urgente. Ah, oh, beh, se è un SOS, nel mio ufficio c'è un telefono. Oh, grazie. E di un po'. Timidone. Ho detto un giorno, non due. Oh, Gesù. Il numero del vescovo 16 32 24. Che tipo strano. Ladro! Zitto tu, pappagallo! Pronto? Sì, chi è all'apparecchio? Sono io, Daniel! Daniel! Mio caro Daniel! Mi scusi, monsignore, se parlo sottovoce, ma è necessario. La situazione è pericolosa e imprevedibile. Io sono qui in... incognito. Si è fatto un quadro preciso della situazione?
Rischio ogni momento di essere scoperto e messo a nudo. Io tremo. Oh, mio Dio, Santa Vergine. Non abbia paura di niente. Io sono con lei. Compatisco. È gentile da parte sua, monsignore, ma è pericoloso. Se mi faccio prendere, rischio di essere scaraventato fuori dal muro. Senta, io mi fido di lei. Lei è coraggioso, ha i nervi saldi e... è una buona cassaforte. Ah, il coraggio non mi manca, ma la cassaforte è meno sicura. La cassaforte. Su, andiamo, aspetto sue buone notizie. Io intanto rimango in preghiera e la benedico. Grazie, monsignore. Se ci sono novità, l'avverto. Ah, questi curati di campagna. Che bella razza. Sfortunatamente sono ormai in via di estinzione. E le mie uova fritte! Ma quando arrivano? Ho capito. Cosa? La cassaforte. La cassaforte? Lei è qui per la cassaforte, vero? Ma quale cassaforte? Perfetto, ci penso io. A mezzanotte in punto, nel momento dei fuochi d'artificio, la farò saltare. Capito? A mezzanotte. I miei saluti a Monsignore. Monsignore, comunque non ne posso parlare. Cosa dovrà ancora capitarmi, Gesù? Che faccio? Sicuramente non posso denunciarlo, mi ucciderebbe. Devo essere più furbo di lui. Per impedire che questo bandito vuoti la cassaforte, devo vuotare la cassaforte prima di lui. Gesù, non potresti rivelarmi la combinazione della cassaforte? Mai niente, nessuna risposta. Devo sbrigarmela sempre da solo. Comincio a farci l'abitudine. Oh, spicciamoci, facciamo presto. Ecco i soliti ritardatari. Tante grazie. Prego. Ecco qui. Grazie, monsignore. Grazie. Qui stanno al sicuro. Otto, otto, otto. Ah. Ed ecco a voi un delizioso riso cinese. Non si mangia con le dita. Serve soltanto. Oppla, chi non ne vuole, non ne prenda. A lei, signore, anche a lei. A lei, signore. Siete tutti serviti? A mezzanotte, boom, la cassaforte. Otto, otto. Sta zitto, lo so anch'io. Otto, otto, otto. Ci siamo. Oh, Gesù, Maria Giuseppe. Vuota. È vuota. È vuota. Chi può essere stato? Leo! Eh? Senta. Ma cosa c'è, urgente? Sì! Oh, no, io non ho mangiato, ho un vuoto. Io gliene offro un altro, venga. Ma cos'hai? Ma cosa è successo? Guardi qui. Oh, merda! Ben detto. Ma chi può essere stato? Ah, lo voglio scoprire io. E che c'entri tu? C'entro. Senti, io ti voglio fare una confessione. Da quando sei arrivato, la tua identità mi ha tormentato. Ma adesso l'ho scoperta. Tu sei il detective dell'assicurazione, eh? Ah, sì. Oh, il malloppo. L'assicurazione ha mandato un detective. Oh, che bello. Se non sarei stato rovinato, che cosa vuoi fare adesso? Dimmi. Beh... farò un'inchiesta. Un'inchiesta, sì, signor ispettore. Il malloppo. L'inchiesta. Mi tocca fare pure l'inchiesta. Ma...
Vuota! Daniel! Quel porco mi ha fregato! Daniel, ti farò vedere io come si fa a morire. Chi ha potuto vuotare la cassaforte? Dove si è nascosto? Dove si è nascosto? Messo paura, la stavo cercando. Sì, lo so. Chi può essere stato? È una tua porcata. Non sono stato io. Ma adesso me la pagherai. Buonasera, generale. Generale, Monsignore, 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 ecco, guardi. Guardi queste foto di padre Daniel. Guardi, guardi, è una sconcezza. Oh, madonna mia. Sì. Truffare. Che cosa? Come si è permesso? Si sente male, forse. Mi ha tolto completamente l'appetito. Io voglio andare personalmente a scomunicare quel miscredente sul luogo della sua dissolutezza. Faccio preparare subito la macchina. Non hai l'aria di essere in forma? Non lo so. Che ti succede? Oh, mi stupisci. Via, con il tuo aspetto simpatico. La cosa è grave. Devo condurre un'inchiesta. E io non sono capace. Allora prendi, bevi questo. Ti tirerà su. Un martini secco è quello che ci vuole. Oh no, grazie, ho bisogno di essere lucido. Sono in un grosso guaio, Michet. Dimmi tutto. Vedi, il barista è come lo psichiatra. Devi sapere che Leon oggi mi ha fatto portare delle cose in cassaforte. Mi ha dato la combinazione. Io ho fatto 444 e la cassaforte era vuota. Ma non è possibile! Sì, vuota! No, non è possibile aprire la cassaforte facendo 444. Ma perché? Tu conosci la combinazione? Non ti muovere! Buongiorno, generale! Che generale? Dov'è? Dov'è? La barista mi sta inseguendo. La barista mi sta inseguendo. Dov'è quel maledetto? È un certo signor Daniel. Devo regolare un conto. Oh! Chi stai cercando? Daniel. Anch'io. E allora? Beh, va da quella parte. Io vado da questa. Va bene. Oh, Gesù, sono fra due fuochi. Questi mi vogliono morto. Vi informo che sta arrivando la polizia. Shhh. Amici miei, Daniel vuole dirvi qualcosa. Ma allora, dai. Miei cari amici, ho una confessione da farvi. Io sono un semplice curato di campagna. Sono venuto fra voi a compiere la missione che mi aveva affidato il mio vescovo. Avrei dovuto organizzare per voi una piccola messa. Purtroppo però non ci sono riuscito. Credevo di conquistarvi, ma non è successo niente. Che voi non vogliate la messa è una cosa che riguarda solo voi. Ma di quando in quando dite una piccola preghiera al bambin Gesù. Gli farà piacere e lo farà anche a me. Amen. Amici miei, vorrei aggiungere qualche cosa. Prima di tutto vorrei ringraziare il nostro amico Daniel per la sua franchezza e poi di averci permesso di recuperare i nostri gioielli rubati. E vorrei che noi gli facessimo un piccolo piacere, che domattina verso le 10 gli lasciassimo dire una messa divertente sulla sabbia verso le 10, le 10 e un quarto. Prima sarà meglio, eh? Se non ci farà bene, non ci farà neanche male. Beh, io voglio aggiungere ancora un'altra cosa. Non sarà una semplice messa, sarà una messa di matrimonio. Il mio matrimonio. Sì,
sposerò il figlio di Billard. Di nascosto abbiamo già fatto le pubblicazioni. Allora, vi sta bene? Ma sei diventata scema, mi hai disonorato. Io che figura faccio adesso? Di un padre moderno, sia indulgente. Sia indulgente, sia indulgente. Beh, ascolta, mi sposa pure il figlio di Billard e va a raccogliere i cocomeri con lui. Tanto hai deciso? Oh, grazie, papà. Amo tanto la campagna. Adesso bisogna che mi aiutiate. Perché? Bisogna andare ad avvertire Romero che ci sposiamo domattina. E soprattutto avvertire i suoi genitori, che non sanno niente. Che catastrofe! Coraggio, non siamo neanche usciti di casa. Cosa succede, Georgette? Non ti muovere, vado a vedere. Chiediamo scusa per l'ora, ma... Siamo venuti per una visita amichevole, signor Billard. Volevamo bere un bicchiere alla sua salute, caro Antoine. Pardon. Cara signora Billard, voglio scusare questa irruzione notturna, ma dobbiamo comunicarle un invito particolarmente importante. Un invito? Sì, per domattina abbiamo organizzato sulla sabbia della spiaggia una piccola messa per il matrimonio della figlia del signor Leon, la dolce cara Jeanette. E perché invitate noi? Che volete che me ne fotta se quella ragazza si sposa? Papà, mamma. Mi farebbe molto piacere che si andasse tutti e tre a questo matrimonio. Sarà divertente. Che idea! No, no! No, sono stufa di questa storia. Se promettete che la smettiamo di accapigliarci, allora decido di andare a questo matrimonio. E tu, Antoine, che cosa fai? Oh, beh, io... Ci sarà un buon buffet. Se c'è un buon buffet, possiamo andarci. Ma anche tu, Non c'è ragione. Sì, papà, grazie. E grazie, mamma. E grazie anche da me, grazie tante, buonasera a tutti quanti, grazie, grazie, buonasera. Sono diventati matti. Invitarci al matrimonio della figlia. Oh, Leon, con chi si sposa tua figlia? Con chi? Ma con tuo figlio. Ma sì, amo Jeanette e la sposo domani. Abbiamo già fatto le pubblicazioni. Oh, che mostro. Mamma, mamma mia. Farò di voi tre cadaveri. Su, signor Antoine, non vorrà uccidere la futura mamma dei suoi futuri nipoti. Io sono il nonno dei tuoi futuri nipoti. Io sono il curato, se mi uccide va all'inferno. Ma che cosa avrò fatto di male? Trovarmi sempre in queste situazioni terribili. Meno male che c'è lei, Oscar. Io non ho portato nessun paramento sacerdotale. La pettinatura, la moda, il teatro, la canzone appartengono allo stesso virus. Ah, sì? Lei è veramente bravo a ricavare una veste da un costume di messalina. Forza, girati che devo prendere l'orlo. Mi segua, monsignore. Ti seguo, stai tranquillo. Attenzione, faccia attenzione. Oh, che bel posticino. Bene. Se vogliamo prenderlo con le mani nel sacco, dobbiamo passare dall'altra parte. D'accordo, prepari i miei paramenti. Sì. Perché io voglio scomunicarlo in pompa magna. Che sorpresa, che sorpresa. Monsignore. Su, faccia presto. Aspetti, non me lo ficchi negli occhi. Allora, mio povero Truffard, non vorrà mica farmi camminare sulle acque. No. Sarebbe molto presuntuoso da parte mia. Ma no, ma no. No? Credo di aver trovato un modo molto più... Guardi, monsignore, ecco. Truffard, mi dica, ha visto questo? Quanto è bella la mia piccola cappella sulla spiaggia. Oh, che grande gioia per il mio cuore.
Eccoli che arrivano! Jeanette, la sposa e Leon! Amici miei! Grazie! Buongiorno! Mettetevi a sedere! Jeanette, si metta qui! Oh! Grazie! Grazie! Oh! Ecco lo sposo! Accomodatevi e si metta a sedere Lily, ecco lì vicino a Jeanette. Grazie. Si metta a sedere, prego, accomodatevi, prego, c'è posto per tutti, prego. Amici miei, quest'oggi ci troviamo tutti riuniti su questa spiaggia per un avvenimento della massima importanza. Sono molto felice perché oltretutto sono riuscito a portare a termine la mia missione. Guardate chi arriva! Che cos'è? Il mio vescovo! E monsignore, il mio vescovo, Leo è il mio vescovo! Che cosa succede? Che cosa succede? Mi lasci! Oh, eccolo! Monsignore! Allora, questa missione? Come può vedere, sto celebrando un matrimonio. Magnifico! Per aver portato a termine la missione e per essere stato un buon collaboratore, sappia, Daniel, che io voglio concederle un momento. Truffar, lei ha perso la scommessa. Truffar, lei andrà a evangelizzare gli irochesi. No, gli irochesi no. Perché? Non hanno la televisione. E allora? Miei cari fedeli, per celebrare questo bel giorno, voglio donare al curato Daniel la miracolosa medaglia di Santa Clara. Tenga, amico mio. Oh, lei piange. Di gioia. Allora le darò una bella notizia. Grazie alla sua vittoria io diventerò sicuramente cardinale. Ma lei piange. Di gioia! Ma via, ma si rallegri, perché le affiderò un'altra missione. Oh, un'altra? Sì, un'altra. Io la manderò in Cina. In Cina? In Cina. In Cina? Dovrò prendere anche l'aereo. Oh. Ah, miei cari figlioli. Grazie, Gesù. Monsignore? Sì? Mi scusi. Ecco, volevo domandarle, vede, alla fattoria ho dei montoni, sì, dei montoni. Hanno l'alopecia. Allora, se lei volesse benedirli, a volte funzionano queste cose. Io le offrirei in cambio un barile di vino nuovo, del Rosé di Provenza, un ottimo vino. Il buon Dio sa che una mano lava l'altra e allora mi scusi. Bene, andiamo a benedire le sue bestie, visto che il montone può dare l'ebbrezza. Che diavolo avrà voluto dire? Monsignore, monsignore, monsignore. Sì? Signore, monsignore, ho un magnifico affare da proporle a proposito della medaglia di Santa Clara. Sì? Sì, proclami Santa Clara patrona dei nudisti e io trasformerò questo campo in un club cattolico di pellegrinaggio. Santa Clara ci farà triplicare le entrate. D'accordo, sulle entrate sono d'accordo. E se però mi darà almeno il 20% per le mie opere di carità? Affare fatto. Amici miei, che la festa dei naturisti abbia inizio! Ho preparato per voi un gran buffet e allora tutti ad abbuffarsi! Nudi e puri come nell'Eden, io li capisco, soprattutto con questo caldo. Se potessi fare lo stesso. Sì, tra l'altro senza cintura si mangia meglio. Sì, è l'aria marina, smuove l'appetito. Bene, allora andiamo. Ehi, Antoine, non Antoine. Dal momento che conosci le regole del club non posso lasciarti entrare vestito. Forza, spogliati. Naturalmente, monsignore, per lei faccio un'eccezione. Noblesse oblige. La prego. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah, Leon! Monsignore!
Mio Dio, monsignore, i nudisti. La mia povera testa. Gesù, cosa mi succede?